Raga, Cicol è uscito dalla Coppa. La partita sta per iniziare. Ero a cena fuori stasera. E quindi, tipo, mi devo ancora cambiare. Ma adesso che ci sarà l'inno della Serie A e cose varie, potrò approfittare per cambiarmi. Stasera mi vedete contento perché l'unica cosa che veramente stasera mi fa venire voglia di guardare questa partita, ammesso che non spacchi il microfono, è il fatto di leggere il nome di Dio Ibrahim Panchina. Perché quello, ragazzi, una volta letto quello, proprio mi è salita la voglia di guardare questa partita, perché del resto, come ho detto per il derby, me ne stavo volentieri a palle all'aria sul letto. Ci siamo. Terza Milan Torino, vediamo di fargli fare 3 su 3 sti qua, cioè saremo capaci di tutto veramente. Io ve lo dico già, dopo quello che mi avete regalato nell'ultimo mese, perché tra l'altro la partita con la Roma risale all'8 gennaio, quindi è esattamente 1 mese e 2 giorni fa. Quindi ragazzi, è 1 mese e 6 giorni che non vinciamo dalla partita con la Salernitana. Io stasera non esulterò ai vostri gol. Proprio un atto di, non di protesta, ma di quasi dissenso verso di voi. Esulterò solo dove si fare gol Ibrahimovic, cosa veramente impensabile, improbabile e a tratti proprio impossibile. Ma dovesse capitare lì, ci sarà l'eccezione. Ma del resto, ragazzi, cioè, se mi vincete stasera non mi trasmetterete niente. L'unica partita per cui forse andrò a soffrire un po', e veramente voglio crederci, quella di Champions League. Perché del resto, ragazzi, in campionato me ne dovete vincere 6-7 di fila per farmi credere. Perché coi danni che avete combinato ultimamente siete da galera davvero. Si batte. Rotola il pallone a San Siro. E dai, queste palle lunghe di nuovo. Mi piace già il fatto che è tornato Ibra, ha fatto fuori Calabria e Gabbia. Cioè, dai ragazzi, è Riccardo Rodriguez titolare. Leao a comandare Teo Hernandez. Vedi Aste Hernandez. Da Brahim Teo. Sinistro, non trova lo specchio della porta. Si comincia da solo Teo Hernandez. Si comincia. Si comincia. Si comincia a vedere tutto meno che quello che dovrei vedere. Citta. Ma poi Rodriguez. Mamma mia, che ricerca. Che culo, che culo, che il Torino ha dei giocatori forse anche troppo forti per giocare contro il Milan, però ha dei giocatori che a volte si impappinano davanti alla porta, perché cioè se sto qua tirava era finita, agganciano, cioè, ma agganciano un pallone Giroud. Io non ti sto chiedendo di giocare come Mbappé, ti sto solamente chiedendo di agganciare dei palloni. Giroud ha toccato 4 palloni, ne ha sbagliati 5, incredibile. Dai che ti ha regalato la palla, dai che ti ha regalato la palla, dai Rafa, ti ha regalato la palla, 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 niente, non ci si fa. Ah, ma Krunic sta giocando, mi ci sono voluti 9 minuti per realizzarlo, scusate. Teo, porca puttana. Ogni volta che c'è la palla te, soffro, soffro, ti giuro. Come la palla arriva nel raggio di 5 metri da te, già sento il porco che dallo stomaco mi sale su. Bravo, Miranchuk. La porta di Tatarusanu, cerca il tiro, poco pericoloso, si è fatto ingolosire. Pericoloso, ma tanto quel coglione era 4 metri fuori porta. A Milan non hanno paura a seguire. Non servono portieri. Cioè, sti qua senza Belotti e Bremer ci hanno aperto il culo 2 volte. Cioè, vi rendete conto? C'avevano 2 giocatori buoni, l'andati via, e noi ci siamo fatti umiliare 2 volte. Forse la prima peggio della seconda, perché bene o male una era la Coppa Italia al 114esimo. Giroud, teniamo un pallone? Niente, niente, ragazzi. Non ce la fa. Non ce la fa Giroud, ragazzi, è incredibile. Minchia, è così goffo con movimenti che pare mio nonno. Che nervoso. Ragazzi, non stiamo giocando bene. Cioè, per gli errori che ha fatto il Torino dovevi già aver fatto gol. È incredibile. Sì, io sono criticone, sì, ma da una squadra così io voglio di più. E dai, è un'altra palla persa da Giroud. Cioè, ma a questo punto fate Krunic punta. Cioè, se mi deve giocare così, fai giocare punta Krunic. Almeno non mi ci incazzo, no? Mamma mia, Leao. Mamma mia, Leao. Mamma mia, anche te. Quanti milioni vuoi, Leao? Quanti milioni vuoi? Quanti milioni vuoi per uno stop di petto consegnato a Miranchuk? Ripeto, quanti milioni vuoi per stoppare la palla di petto e darla agli altri? Quanti milioni vuoi? Sanabria invece va all'interno del campo, quasi invitato. Sanabria, mamma mia, vicino al primo palo. Capito, cioè, vi stanno, i telecronisti vi stanno anche perculando. Troppo facile per Sanabria, ma è normale che lasciate tirare Sanabria da solo dal limite dell'area e non provate a fare niente per contrastarlo? Cioè, vi stanno perculando i telecronisti, sveglia!
Brahim Diaz, bravo, ha esaltato l'uomo. Di forza, non commette fallo, si prende il pallone anche se non e non passa la palla. Dov'è il pressing cattivo che facevate l'anno scorso? Dove cazzo l'avete infilato? Il pressing cattivo. 5-6 uomini a pressare la difesa sul primo passaggio. Dove cazzo li avete messi quegli uomini lì? Cross. Singo prova di rompere Sanabria, gira col destro, gran parata di Tatarusanu che evita il vantaggio del Toro, ma Airoldi aveva fermato tutto. Mamma mia, cosa mi tocca vedere. L'unica parata che ha fatto Tatarusanu a servire il gioco era fermo, bellissimo. Ok, io voglio darvi un dato statistico che magari poi non serve a niente, però 4 tiri a 1 per il Torino ed è 0-0. Io voglio immaginare quando sarà 4 tiri a 1 per il Tottenham, cosa vedrò in alto a sinistra. Bravo Chou, bravo, bravo, bravo Ciccio, a calcio si gioca in 11, la palla si passa, capito? Fernandez, Leao, vediamo che combina. Un'opportunità per Rafael Leao, prova ad andare in mezzo Leao. Giustamente è solo, va a fare il cross basso, no? Sai che poi rivedendo il replay è ancora più clamoroso, perché Giroud era uno coperto e due erano dietro di almeno 3 metri. Certe cose veramente mi rifiuto di capirle. Arriva Giroud, Leao di testa, prova a metterla giù. Fernandez, va, va, ascolta, vai a casa, vai, vai a casa. Cioè vai a casa, vai a casa per favore. Stoppa la palla di petto, è lì da solo. Tira in curva, vai a casa, vai a casa. Fai un favore a te stesso e a noi, vai a casa Hernandez. Niente, Giroud che non tiene un altro pallone. Hai rotto il cazzo anche te, cioè in realtà avete rotto il cazzo tutti. Vabbè, oh, mezz'ora non si è preso gol, quindi se c'è una nota positiva che devo per forza trovare è questa. Sale Makers, guarda Leao, vediamo la cazzata. Uno sguardo alla porta, non c'è più. Eccola. Ecco, adesso fa fallo Kier e becca il giallo Kier. Quando è fallo prima, cioè questo è giallo per Kier, quando era giallo prima per dopo. C'è una punizione dal limite che poi comunque avremmo tirato in curva, ma comunque non si sarebbe preso il giallo Kier. Se le cose vanno così, vanno così, che vi devo dire. Ragazzi, mi si stanno ammosciando così tanto le palle che una carriola per portarle a giro non sarebbe sufficiente. Mamma mia. La verticalizza, controlla la situazione. Kier che però pasticcia. No, no, vabbè, no, dai, 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 no, 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 no. In fronte del direttore di gara. Un'altra domanda che mi faccio: perché Kier gioca ancora a pallone? Dopo che si è rotto il crociato, è ovvio che a 33-34 anni non sei più buono. Non ci vuole la scienza e Pioli non ci arriva. È vero che dice ai quelli, però ragazzi, Kier è imbarazzante. Dopo e di Rodriguez. Palla in curva! Palla in curva! Niente, come voi vedete, la lunetta dell'area di rigore, anche da lontano, palla in curva. Nel dubbio, palla in curva. Ufficialmente, ragazzi, quindi mi volete dire che l'ultimo primo tempo che abbiamo chiuso in vantaggio è stato Milan-Roma, dove eravamo sopra 1-0. Quindi è un mese e due giorni che non finiamo un primo tempo avanti di un gol. Cioè, proprio dovete andare fieri di queste cose. Proprio, cioè, battetevi la mano sul petto. Bravo Krunic, è l'ultima azione. Perché non riconsegnare la palla al centrocampista del Torino? Fine primo tempo, ragazzi. Come sempre si vomita a più non posso, perché si vomita e basta. La possibilità di ecco qua ragazzi, ma ricomincia lo scempio, sta partita del cazzo, non vedo l'ora sia finita, guardate. Sì, va bene Giroud, va bene. No, 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 dopo che cazzo? Kier, ma sveglia cazzo! Cioè è totalmente arretrato lasciando gli spazio per il tiro, io boh, non lo so. Mamma mia, se le Mekens, 2 minuti ha già regalato 2 rimesse laterali, toglilo dal cazzo. Giroud, perché appoggi la palla? Perché? Perché non la passi? Perché l'appoggi? Una volta che la stoppa, l'appoggia. No, Mazzaniolo non serviva. Ecco, Sele Mekens era un giocatore da Turchia. Pacificamente. Dai Leao, dai Leao, mamma mia. 8 milioni si fa prendere a spallate. Raga, 8 milioni vuole. 8 milioni per farsi prendere a spallate e farsi anticipare lui qua. Come fanno a portare palla scurse, ragazzi? Dai Giroud, c'è Rafa, tanto sbaglierà il passaggio. Sicuro, pacifico Leao. Leao sbatte su Milinkovic Savic. Ha sbagliato il passaggio per davvero Giroud. Poi vabbè, l'aveva toccata il difensore.
difensore, e quindi gli è arrivata Leao che ovviamente ha sbagliato. Il primo tiro in porta arriva dopo 53 minuti, niente più mi sorprende, però Giroud ha sbagliato un passaggio, doveva fare una cosa sola, perché doveva fare una cosa sola e l'ha sbagliata, incredibile. La prima fiammata arriva dopo 54 minuti, martedì giochi in Champions League e siamo messi bene, cioè mi fate venire voglia veramente, se facciamo gol di non esultare proprio. A dopo, sinistro. Mamma mia, gli ha tirato la mozzarella sto qua, manco l'ha bloccato. Si fa anticipare Brahim Diaz, Giroud, apre per Giroud, Milinkovic la tiene proprio sulla linea, disperato Giroud, sorriso sarcastico di Ibrahimovic. Vabbè, Giroud ha la reattività che Tatarusano c'ha in porta, effettivamente come voivoda. Vai Sanabria sinistro, il tiro e va vicino al primo palo di Tatarusano, frustata di Sanabria, mentre abbiamo rivisto l'espressione discreto. Cioè, vi rendete conto che Tatarusano quando si butta finisce il tuffo a un metro dal palo? Cioè, se uno angola un minimo è fottutissimo. Il russo, gran giocata, Miaciu, cosa? Campo perfetto, cosa? Può addirittura guardare la porta di Tatarusano. Cosa, ragazzi, ma dov'era la difesa? Questione, dov'era la difesa? Sono tutti, dov'era la difesa? Cioè, io ho sperato fino all'ultimo che fosse posizionata male la telecamera e che tipo si fosse mangiata un difensore, ma invece davvero la difesa era a fanculo. Cioè, sto qua poteva andare avanti, cioè sto qua era un giocatore più forte, andava fino in fondo. Insiste il Milan, da Krunic a Teo Hernandez, scansiona l'area di rigore, il cross Giroud, gol, gira di testa Giroud, gol, fa avanti il Milan al 62esimo minuto dal piede di Teo Hernandez alla testa di Giroud, super gol del numero, super gol, vai a cagare. Cioè, io fossi te Giroud manco esulterei, cioè io piglierei la palla come se fosse un gol dell'1-5, questo buffone di merda, buffone del cazzo, è 60 minuti non strusci un pallone, è un mese che non si vince, esulti pure, vai a fare in culo, vai. Si è girato Giroud, dice San Siro. Mi sono girate le palle, è un mese che mi girano le palle. Come altro che girato Giroud, sono arrivato ad annusare il ricovero per voi. Si è girato Giroud, sta sega. Poi da lì abbiamo segnato 3 gol nelle ultime 3 partite, uno di testa, un euro gol che Origi rifarà tra 100 anni se giocherà ancora a pallone, e un altro gol uguale a quello fatto al Sassuolo. Facciamo gol in un modo solo, cross, testa Giroud, e quando è gol, quando non lo è. Facciamo gol in un modo solo. E ora sapete che succede se si vince questa partita? Che vi montate la testa, perché vi conosco, perché vi monterete la testa, e Pinoli andrà a dire che abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. 20 euro fa così. Silenzio stampa, dovete andare. No, entra gabbia, no, 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 entra gabbia, no, no, vi prego, no. Ho passato i 70 minuti più belli della mia vita senza vedere la faccia e la maglia di gabbia, e voi me l'avete messo dentro uguale. Adesso non vinciamo più. Attenzione a Milan che quando batte gli angoli, che abbiamo già avuto questa esperienza precedentemente. Miranchuk fa ruotare il pallone, arriva la deviazione aerea in un capannello di giocatori con Tatarusano che ha detto una preghiera ed è stato ascoltato. Si sono quasi ostruiti a vicenda, ma va praticamente a vuoto. Era quasi un autogol. Cioè, ma per vincere una partita col Torino, perché questa è stata un'occasione grande, che cazzo c'è da fare? Gabbia, no, 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 non puoi essere solo e mandare la palla in calcio da... Gabbia e Tatarusano non possono giocare insieme. Già nessuno dei due può giocare, figuriamoci insieme. Calulu, che è andato da Calulu, c'è Teo Hernandez, gliela dai? Arrivando Teo Hernandez d'esterno, Calulu, Teo Hernandez, si vai, te l'ho già detto nel primo tempo, Teo Hernandez, vai a casa, vai a... anzi vattene direttamente a fanculo. Dai, un contropiede che forse lo rivedrai tra 15 partite. Ma davvero, t'ha fatto un assist Calulu, che tra l'altro ho il fantacalcio, quindi mi rode anche. Cioè, io non lo so. Cioè, io... anzi, non è che non so, è che faccio finta di non sapere. Perché sapessi, mi teletrasporterei a Milano per prendervi a schiaffi tutti. Tutti.
Sì, ho capito, ma se voi mettete tutte le palle per Giroud, poi l'hanno capito. L'hanno capito! Non si può giocare in un modo solo! Non si può! Ce ne abbiamo preso gol in tutti i modi possibili! E manco ispirazione avete preso, manco quello! Fuori area! Madonna! Pronto a entrare nel. De Ketelaere 30 secondi già fallo. Fantastico! Avevamo fatto 5 falli in tutta la partita, il sesto l'ha fatto lui dopo 30 secondi che è entrato. Mito! Mito indiscusso. Che poi secondo tempo da Milan, cioè secondo tempo veramente da Milan. Ciao. Con grossi demeriti del Torino, perché grossi demeriti del Torino, però secondo tempo più inquadrato, ecco. Però non ci siamo comunque, eh. È anche vero che stasera ci è andata bene, perché nei famosi 10 minuti a partita in cui giochiamo è capitato il gol, quindi diciamo Calulu al pallone. Ma c'è stata anche una dose di fortuna, però a pressare i potenziali ricevitori di questa rimessa laterale. Non ci siamo proprio. No, no, metti Mibra. Ma Calabria no. Calabria no, ti prego, non lo mettere Calabria. Non lo mettere, ti prego. Ti offro una colazione domani, Pioli, ma non mi mettere Calabria. Pobega, Origi e Calabria, cioè il trio horror proprio. Cioè Vranx ti faceva schifo, eh. Pobega per forza ha dovuto mettere. Mamma mia, ha preso il palla Riccardo Rodriguez, l'ha lasciata lì. C'è il portiere avversario nella tua area, Tatarusanu, batti! È 4 mesi che passano 40 secondi ogni cazzo di volta che devi battere. Batti! Milinkovic che lo ricorderete probabilmente. Batti! Niente! Su calcio di punizione. C'è il portiere fuori! Ma davvero, zio! Io non mi capacito di perché tu abbia scelto di giocare a calcio nella tua vita. Che poi rinvii pure fuori. Ma perché non ti pianti un coltello nella gola? Tatarusanu di merda! Disabile del cazzo! Anche quando si vince fa le puttanate! Perché non t'ammazzi un giorno o l'altro? Spero che la tua carriera possa finire da un momento all'altro, guarda, e che possa finire domani. De Ketelaere per un attimo il Torino. De Ketelaere anche strattonato da Vojvoda. Ciao.